Salve a tutti amici del vostro Gustrugus 88, come state? Spero tutto bene. Oggi è un temperata giorno, un temperato sabato nella capitale e io sto andando al mare. E ne approfitto per fare un video, chiedo scusa se non mi inquadrerò particolarmente bene, ma come sapete approfitto di queste camminate in macchina per fare un po' il punto sulla situazione, parlare eccetera eccetera. Intanto vorrei darvi qualche info anche personali. Quest'anno, incredibile ma vero, verso fine anno cambierò casa, andrò finalmente a vivere per conto mio, attualmente vivo con altre persone e così avrò anche più possibilità di probabilmente fare video, streamare col dottor Big se lui ne avrà voglia, ma penso di sì, e in generale essere più indipendente sotto tutti i punti di vista. Quindi potrebbe essere questo il momento per fare un po' più di attività sul canale, probabilmente porterò anche FIFA, insomma si torna un po' ai vecchi tempi però in maniera un po' più strutturata e più decisa. Quello che vorrei fare oggi è un punto ovviamente sulla cosa più in voga nel periodo di agosto fine luglio, scusate che chiudo, ovvero il calciomercato della nostra amatissima Lazio. Sono ironico quando dico amatissima, io li odio tutti ormai. Allora partiamo da un presupposto fondamentale: la Lazio, a differenza degli altri anni, quest'anno potrebbe godere di un piccolo tesoretto dovuto dalla posizione che ha ottenuto in classifica e quindi dal posizionamento Champions, dai soldi di Milinkovic e dal fatto che passano un po' gli anni e i debiti da sanare diminuiscono e quindi ogni anno in teoria uno dovrebbe stare un po' meglio. Ovviamente è un anno particolare soprattutto perché, come ho detto prima, siamo andati in Champions, siamo arrivati secondi, abbiamo fatto in campionato indubbiamente un percorso incredibile, fuori da ogni aspettativa, e adesso il tifoso si aspetta delle migliorie alla squadra. Non dico che il prossimo anno dobbiamo lottare per arrivare primi, però nemmeno si può passare da un secondo posto a un sesto posto, settimo posto, voglio dire. Di cosa aveva bisogno la Lazio a inizio calciomercato, quindi con ancora in rosa Milinkovic e tutto il resto della baracca? Beh, lo scorso anno aveva palesato una serie di problematiche in alcuni ruoli nevralgici. Indubbiamente mancava un vice immobile, mancava un regista di centrocampo che potesse dare il cambio a Danilo Cataldi, che l'anno scorso anno ha fatto un campionato forse per certi versi irripetibile. Mancava un terzino sinistro che abbiamo preso a gennaio, ma che di fatto ha giocato poco e niente, in quanto Sarri ha voluto addestrare Luca Pellegrini. Mancava un esterno, dal momento che sia Romero che Cancellieri non sarebbero rientrati nel progetto tecnico, e poi ipoteticamente un secondo portiere e questi erano, diciamo, gli acquisti fondamentali a rosa completa, quindi con Milinkovic, quindi
ricapitolando, un attaccante di riserva, un attaccante esterno perché ci saremmo liberati di questi due, un regista, un terzino sinistro e un secondo portiere, quindi 5 giocatori, considerando appunto che Pellegrini e Maximiano e l'esterno appunto sarebbero stati necessari per il fatto che se ne sarebbero andati i giocatori di riferimento, quindi Romero, Cancellieri, Maximiano e Pellegrini. Poi è iniziato il calciomercato e il campionato arabo ci ha fregato Sergei. Di questa notizia non ne ho parlato, non ho fatto un video apposito, colgo l'occasione adesso per dire che è una notizia che mi ha lasciato del tutto indifferente, non perché Milinkovic-Savic fosse un cattivo giocatore, a me è sempre piaciuto, non l'ho mai ritenuto un fenomeno vero e proprio del calcio mondiale per i motivi che ho sempre detto, perché è un giocatore sicuramente fortissimo, ma non è un giocatore con caratteristiche moderne, ed è questo uno dei motivi per cui alla fine nessuno dei grandi top team l'ha richiesto con efficacia, con decisione. È un giocatore lento, ragazzi, cioè non è un giocatore moderno. Fossi stato in lui, forse avrei finito anche la carriera alla Lazio a questo punto. Invece no, vabbè, giustamente, non gliene si può fare una colpa. Ha scelto tanti soldi, anche meritati, perché voglio dire, non è che è diventato un mafioso. Continua a fare il calciatore, ha deciso di andare lì, si fa 2-3 anni là, poi torna magari a 30 anni, va a giocare nell'Inter, nella Juve e magari vince pure uno scudetto. Quindi come piano di vita non è accio, ecco. Però ovviamente parte Milinkovic, a questo punto gli acquisti diventano 6. Se vogliamo parlare in termini logici, se vogliamo parlare da un punto di vista di rinforzo della squadra, oltre a questa situazione bisogna mettere anche sulla bilancia il fatto che non abbiamo più un direttore sportivo. Non che la cosa anche qui mi tolga il sonno, dal momento che a me Tare non è mai piaciuto in generale come direttore sportivo. Ovviamente ha fatto degli ottimi acquisti, ma ha preso anche una miriade di sole e una miriade di operazioni che mi puzzano, come quella di Murici e quella anche di Maximiano, perché insomma 30 milioni per due giocatori che insieme hanno fatto due partite, insomma, voglio dire, male per di male. Quindi Tare, grazie di tutto, ma arrivederci e a mai più, con il massimo grado del sorriso. Inizia il calciomercato e ovviamente, come tutti quanti gli anni, inizia il patema d'animo del tifoso bianco celeste, perché insomma questo presidente, questo è quello che ci si aspetta tutti gli anni. Poi a volte con le parole lui è bravo, riesce a intortare qualcuno. A me sono anni che non intorta più. Io so perfettamente che anche quest'anno andrà a finire come andrà a finire, ne sono convinto. La speranza è che Sarri non dica: senta, signor Claudio, grazie a tutti, arrivederci, perché il rischio presa per il culo poi è alto. Sarri ha fatto una lista di giocatori che avrebbe voluto la Lazio, insomma. Fra tutti spiccano Zielinski, Berardi e Ricci, che lui avrebbe voluto fortissimamente. Zielinski ovviamente è il sostituto che Sarri ha individuato per il ruolo di Milinkovic-Savic. Secondo voi arriva Zielinski? Allora, premesso che non so per quale cazzarola di motivo un giocatore come Zielinski, che ha vinto da protagonista assoluto il campionato con Napoli, debba andare alla Lazio, quando presumo che abbia delle offerte più allettanti dal punto di vista economico da altri club. Penso alla Juve, posso pensare alla stessa Inter, posso pensare anche a club fuori dall'Europa, quindi non capisco veramente come possa venire alla Lazio se non per il legame che ha con Sarri. Ma non, anche qui non ritengo che possa essere questo un motivo sufficiente per far decidere a un giocatore come Zielinski di andare alla Lazio e non da un'altra parte. Quindi questo primo grosso dubbio su Zielinski, che
detto fra noi, magari arrivassi, voglio dire, se arriva Negli dico no, però hai fatto una cazzata, avresti potuto far di meglio. No, insomma, non lo prendo, e anche col sorriso sulle labbra. Poi tormentone Berardi che evidentemente è un tormentone che non si sa fino a che punto sia stato poi effettivo, perché Zielinski non è mai iniziata la trattativa effettiva, su Berardi forse era anche iniziata, o forse sono i media che l'hanno fatta iniziare. Alla fine è uscito fuori che l'Odito ha detto che non ci serve, ecco, ha fatto anche la morale al Sassuolo del giocatore. Io su Zielinski magari arrivassi, ve lo dico tranquillamente. Su Berardi invece a me non ha mai fatto impazzire. Tra l'altro ho sentito una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle, ovvero verrebbe a fare il titolare al posto di Felipe Anderson, quando secondo me il nostro Felipe Anderson è anche più forte di Berardi, quindi non capisco per che cazzo di motivo uno debba spendere 25 milioni con la I lunga, milioni, per andare a prendere uno che è pure più scarso del tuo titolare. Poi lo direte, dobbiamo fare la Champions, abbiamo delle competizioni, ci serve un altro giocatore. Sono pienamente d'accordo, ma Berardi è un giocatore di 28 anni, è un giocatore che non ha più mercato una volta finito il contratto con la Lazio ipotetico, perché sforerebbe i 30, quindi è un acquisto da questo punto di vista estremamente azzardato che io non farei, e quindi sono felice poi che alla fine Berardi non sia arrivato. Ricci lo vuole fortissimamente il nostro allenatore, datemi Ricci, voglio Ricci, prendetemi Ricci, nient'altro che Ricci. Per quale motivo non si prende Ricci? Ecco, Ricci è il classico giocatore prototipo di Sarri, perché l'ha richiesto lui in prima persona. È un giocatore che è giovane, promettente e che ha tutte quante le caratteristiche per lo sforzo di mercato. Voglio dire, è un giocatore che potresti rivendere anche una volta valorizzato da Sarri a una cifra ben superiore rispetto a quella per la quale lo acquisteresti. Quindi Ricci io non capisco perché la Lazio non lo prenda. Così Sarri è tranquillo, è felice, ha il regista che voleva, e avremmo quindi una linea di registi italiana, Cataldi e Ricci, secondo me veramente invidiabile in Serie A, veramente invidiabile, perché il buon Danilo poi non è che lo mettiamo in panchina, grazie di tutto, arrivederci, perché è un giocatore che l'altro anno ha fatto un campionato di livello e che quest'anno servirà come il pane in funzione di tantissime competizioni. Quindi ben venga Ricci e ben venga Cataldi. Io Ricci, su Ricci farei l'investimento serio. Ed è arrivato poi il Tati Castellanos. È il Tati Castellanos, che è un giocatore che francamente secondo me potrebbe fare bene, intanto perché è un giocatore che viene dalla Liga, ma ha giocato in America, ho capito, ma ha giocato pure in Spagna, ha fatto 15 gol, è vero che 15 gol in Spagna ha fatti pure Morici, però insomma dalle immagini, dal fatto che sia argentino, dal fatto che, non lo so, c'è la faccia che mi convince, io sono felice di questo acquisto del Tati Castellanos. Poi ho visto anche i gol che fa, non sono gol banali, insomma è un giocatore che, sul quale ho delle ottime aspettative, ho delle buone aspettative e anche delle good vibes, come dicono quelli bravi. Quindi sul Tati Castellanos io non mi permetto di dire nulla, sono veramente felice dell'acquisto. Poi uno che si chiama il Tati, ma come si chiama? Ma volete vedere il fantacalcio quando fate l'asta? Io offro 10 per El Tati Castellanos. Troppo, è troppo, troppo figa come cosa. Quindi restano però tutti quanti gli interrogativi di un calciomercato delirante. Anche la stessa cosa, voglio dire, Sow, no? Adesso la trasferita per Sow, Jibril Sow, che non è che conoscessi particolarmente. Poi quando ho visto dove giocava ho detto, oddio, mi sa che l'ho visto in realtà in qualche partita di così qua e là giocare, me lo sono un po' ricordato, non è male come giocatore. Poi ovviamente come tutti ho visto gli highlights
su YouTube, e anche se gli highlights fanno forte chiunque, anche Morici, ho notato delle caratteristiche che nel centrocampo della Lazio mancherebbero, perché è un giocatore grosso, potente, recupera palloni, veloce, dinamico, magari avercelo. Non capisco perché Sarri non vuole un profilo del genere. L'unico dubbio che mi viene in mente è che comunque dovresti sborsare per lui una ventina di milioni, e quei soldi magari lui li vorrebbe investire su Ricci. E questo ovviamente è un discorso che ha senso nell'ottica di una società che è Duvinz e Nadenaia, e quindi non è così propensa a sborsare cifre esose per giocatori. Quindi dice: io intanto dammi Ricci, poi se avanzano i soldi va bene pure so, perché è un bel profilo, però io voglio Ricci, prima mi compri Ricci e poi se fosse mi compri so. E su questo punto di vista le cose vanno anche bene, insomma, voglio dire, da un punto di vista logico. Quello che non va bene allora è che vai prima su Ricci con forza, lo compri e poi se fosse esce l'indiscrezione su so. Invece adesso pare che so sia proprio bloccato, ma il giocatore abbia dei dubbi, però insomma mi pare di aver capito che So sia stata la prima scelta. Sono queste le cose che mi fanno incazzare. Sono queste le cose che mi fanno incazzare, perché se Sarri ti dice voglio Ricci, tu gli vai a prendere Ricci e ne rompi i coglioni. Anche perché su Ricci indubbiamente ci sarebbe il favore del giocatore, perché viene dal Torino, ti compra la Lazio, vai a fare la Champions, sicuramente avrai un aumento dello stipendio, voglio dire, no? E invece niente. Quindi ragazzi, in chiusura di video, che dire? Siamo in una fase di stallo totale, come tutti quanti gli anni. La cosa buona che potrebbe, tra virgolette, consolarci è che non è soltanto la Lazio a vivere una situazione di stallo e di impasse, ma è un po' tutto quanto il calcio italiano, perché non vedo squadre che fanno acquisti scellerati in serie. Spero che da qui a breve si sblocchi la situazione, spero che da qui a breve la Lazio possa annunciare una serie di giocatori funzionali al calcio di Sarri, come per esempio Ricci, e quindi che il prossimo anno si riesca a fare una Champions che ci permetta di onorare la competizione, e onorare la competizione intendo non prendere 6 gol a partita, e che magari ci possa far lottare anche per un posto Champions il prossimo anno. Questo è l'obiettivo, di più non si può fare. Questo presidente, scordiamoci scudetto, scordiamoci altre cose veramente fuori da ogni contesto. L'Europa League, si potrebbe puntare all'Europa League? Sì, si potrebbe puntare all'Europa League, però voi ci credete? Non lo so. Detto questo, una piccola chiosa in chiusura di video su Luca Romero, che è un giocatore sul quale io veramente avrei puntato, ma che evidentemente non è stato così ben valutato dalla società, che sicuramente si sarà indispettita per le richieste del suo procuratore, del suo entourage. Non lo so, cioè, a mio avviso è veramente un giocatore forte e avremmo potuto prendere lui come esterno di riferimento ulteriore oltre a Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro, però così non è stato. A questo punto dico, se dobbiamo spendere tanto per spendere, perché non ci teniamo dei giocatori che comunque Sarri ha visto e sui quali magari potrebbe anche puntare? Pellegrini da Juve, porca puttana, riscattiamolo, anche perché è pure della Lazio e di meglio in giro non vedo. Cancellieri, non piace a Sarri, ho capito, è giovane, l'hai preso, è un giocatore fisicamente importante, puntiamoci quest'anno, facciamolo giocare di più, magari succede il miracolo e andiamo a comprare due centrocampisti di livello che possono farci fare il salto di qualità in quel ruolo. Cioè, se prendiamo So e prendiamo Ricci, io sarei molto felice, francamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, e quindi poi di contro confermerei Maximiano, Pellegrini e Cancellieri.
Secondo me è la cosa più intelligente da fare se non ci stanno tutti questi soldi. Quindi con la conferma di Maximiano, Cancellieri, Pellegrini, l'acquisto di Castellanos, di Ricci e di So, staremmo a parlare di una rosa, secondo me, più che completa. Poi se vedi che proprio l'esterno non va, Cancellieri non va, non si è ambientato, magari a gennaio vai a prendere un profilo, qualcosa, perché tanto Hudson-Odoi, che c'ha più infortuni che partite alle spalle, non è un acquisto che io farei, francamente. Poi, per carità, il giocatore è bravo, chi dice niente, però bisogna anche essere un po' intelligenti. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona domenica, scusate, un buon sabato, perché siamo ancora sabato, una buona giornata in generale, e ci vediamo presto. Questo è un video da 20 minuti che va a sopperire a non si sa quanto tempo in cui non facevo video. Un abbraccio dal vostro Gus, e dalla terra e dallo spazio grido sempre: e forza Lazio, raga, che cazzo devo gridare?